Siamo arrivati al sesto appuntamento di questo premio Ronde. Iniziamo nel 2006, quasi sordina, e pian piano questo premio si è radicato nella programmazione culturale nostra, dell'Istituto Rotter e del Rotary, e ha acquisito un ruolo di prestigio. È una programmazione culturale con la nostra, credo, ambiziosa. Ambiziosa e innovativa sotto certi riflessi, perché la programmazione culturale del Comune di Alghero non punta, non mira soltanto a generare cultura che crea sapere, no, noi siamo andati oltre. La cultura che noi cerchiamo di generare la colleghiamo con l'economia. Siamo convinti che la cultura deve essere fortemente legata all'economia e deve produrre sviluppo. Attualmente il Rotary comprende 1.250.000 persone di ogni razza, cultura e credo in ogni parte del mondo. Il Rotary è formato da professionisti, imprenditori e dirigenti che collaborano a progetti di volontariato. In questo momento una squadra del Rotary 2080 per la prima volta nel mondo si trova nel Uttar Pradesh, al confine tra l'India e il Pakistan, sono delle zone anche molto pericolose, una delle quattro zone dove ancora c'è l'epidemia di poliomielite, e stanno vaccinando i bambini. Voi considerate che con 60 centesimi di dollaro americano, quindi poco più di 50 centesimi di euro, noi possiamo comprare un vaccino e salvare la vita a un bambino rendendolo un adulto sano e garantendogli un futuro. Mentre la società non fa altro che mettere in evidenza come unico valore l'apparire, noi oggi invece penso che stiamo premiando dei ragazzi che hanno scelto di essere. Ragazzi che hanno scelto di nutrire il proprio cervello con la cultura, e questo non è così scontato o semplice, ma ha richiesto sicuramente fatica e decisione. Faccio complimenti a chi ha tutta la commissione, alla dottoressa. Giovare in un futuro in un'applicazione abbastanza diffusa del robot nella riabilitazione di questi pazienti che tanto hanno bisogno di riabilitazione. Grazie. Vorrei innanzitutto ringraziare la commissione giudicatrice per aver ricevuto questo premio, soprattutto perché ricevere un riconoscimento da un ambiente che non è prettamente universitario è stata per me una fonte di grande soddisfazione, oltre che un onore. Tengo anche a ringraziare la mia relatrice, che purtroppo non è potuta essere qua con noi stasera, la dottoressa Eva Aiello, per avermi guidato nello sviluppo di questo lavoro e per essere riuscita a creare con me un rapporto di collaborazione che sta tuttora continuando. Infine un ringraziamento va a tutti coloro che presso il centro di cura e riabilitazione Santa Maria Bambina hanno collaborato praticamente alla realizzazione di questo studio.